Direi di sì. Ho avuto modo di vedere i risultati, sono risultati di grande soddisfazione. Noi siamo molto attenti a queste cose, siamo vicini all'atletica ormai da 35 anni e pensiamo di poter fare del nostro meglio nell'essere vicino a persone, soprattutto i ragazzi, i bambini che occupano il nostro territorio. Direi di sì, di orgoglio e di soddisfazione, anche perché le cose da fare sono sempre tantissime, ma non mancherà mai un senso di attenzione a quelle che sono le nuove leve, i ragazzi e tutti, diciamo, i nostri potenziali futuri clienti. Assolutamente, quest'anno abbiamo avuto ancora un ulteriore incremento rispetto al 2017 per quanto riguarda i numeri gare e la qualità dei risultati ottenuti. Questo in tutte le categorie, dagli esordienti che sono i bambini delle elementari ai più grandi, questo è stato veramente un'annata molto molto soddisfacente. A breve avremo la chiusura estiva con i campionati italiani allievi, dove abbiamo 3 atleti che gareggeranno individualmente e una grossa partecipazione della nostra squadra per la rappresentativa del trofeo delle province il 17 a Pontevera, e siamo molto molto soddisfatti di come sta crescendo, perché i risultati ci stanno dando ragione sia qualitativamente che quantitativamente. Sì, diciamo che per me, che tempo materiale ne ho sempre poco, questo è un giorno dove riesco a incontrare un po' tutti, riesco un po' a vedere il movimento, che riesco a incontrare i genitori importanti, che riesco a parlare anche con tutti i miei tecnici nel suo momento, con i nostri tecnici, che per me è un momento doppiamente importante, uno di celebrazione dei risultati dell'anno 2017 e anche di incontrare magari chi tante volte non ha neanche modo di conoscermi troppo approfonditamente. Diciamo che il grosso dei risultati delle manifestazioni sono già state fatte con, come diceva appunto anche Michele, risultati importanti con finaliste ai campionati italiani, squadre che si sono classificate per i campionati, per le finali di società. Adesso c'è da fare qualche altra chiusura, come il circuito Montalbano, che per noi che trattiamo gli esordienti è uno degli appuntamenti clou di tutto l'anno, che termina a ottobre e sarà, penso, quello che sarà il culmine della stagione 2018.